Prima eroi dell'emergenza sanitaria, adesso a casa. Con queste parole protestano oggi i sindacati provinciali legati alla funzione pubblica, al comparto sanitario per quello che riguarda la provincia di Pesaro Urbino. Questo perché da domani e a seguire per i prossimi mesi circa una trentina di lavoratori rischiano di non avere la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato. Facciamo oggi questo sit-in perché ci sarà da domani per i prossimi mesi 30 lavoratori che praticamente non verrà rinnovato il contratto di lavoro e quindi non matureranno il requisito fondamentale previsto dalla Madia per poter partecipare ai bandi di stabilizzazione che è stato prorogato al 2021 e 2022. Questi lavoratori che domani saranno a casa sono gli stessi lavoratori che l'anno scorso chiamavamo eroi, sono quelli che hanno lavorato nelle subintensive, nelle intensive, nei reparti Covid, non si sono certo tirati indietro nel momento del fabbisogno e quindi una mano secondo me d'aiuto sarebbe sicuramente utile e sarebbe sicuramente utile per, come valore aggiunto all'azienda, perché sono ragazzi che hanno un'altissima professionalità, soprattutto per i reparti Covid. Stiamo ormai chiedendo da svariato tempo alla Direzione Generale di Marche Nord affinché si vada verso la proroga dei contratti a scadenza, a termine, che oltretutto alcuni sono con la data del 15 e riteniamo ingiusto che queste persone vengano dalla sera alla mattina mandate via senza un minimo di proroga che potrebbero tranquillamente quantomeno fino a fine anno concedergliela. Questo percorso di proroga di contratti non andrebbe a intaccare nessuna procedura concorsuale già in atto, quindi i lavoratori vincitori di concorso all'interno dell'azienda Marche Nord e in tutta la regione Marche avrebbero due percorsi paralleli sia di procedure concorsuali e sia di manifestazione di interesse per il loro futuro. Quindi chiediamo un incontro con l'azienda Marche Nord per parlare di il futuro di questi 30 lavoratori in questa azienda. Noi pensiamo che oltre a prorogare questi contratti debbano uscire immediatamente i bandi di stabilizzazione. Marche Nord è l'unica azienda che ancora non ha fatto uscire i bandi di stabilizzazione e il rischio è perdere delle professionalità. Dietro ogni dipendente c'è una famiglia che ha bisogno di un salario. Mortificarlo e non riconoscerlo colpisce sia la professionalità di questa azienda ma anche nell'anima tutta una famiglia che rischia da domani e nei prossimi giorni di rimanere a casa.